Ciao ragazzi, ciao. Sono ancora vestito dal lavoro. Mi sono caccato Luchez. Ma comunque, oggi ho fatto un recupero, però che non vi posso accennare che macchina è. Non è una macchina da vendere, ma è una macchina da riparare. Non è neanche propriamente una macchina. Comunque, non voglio raccontarvi niente perché è una storia bellissima, tra l'altro. Pensate che questo recupero di questa macchina l'ho programmato, cioè il recupero, poi bisogna vedere quando la comincio, quando la faccio, esattamente un anno fa, quindi a fine gennaio 2023. Sono andato a prendergliela oggi perché adesso è sabato ed è sera e sto registrando tornato dal viaggio, quindi io non contento, di sabato faccio quello, anche perché era tra circa 300 km da casa, quindi ne ho fatti 600 e adesso registriamo la puntata. Alla faccia di chi ci vuole male e di chi c'ha sempre da dire. Ragazzi, una parentesi, non mi girate via Messenger, sì, via Messenger, i video di questo squilibrato che escono, che gira facendo i video contro di me. A me non interessano. È una vita che c'è questo. Gli hanno chiuso 250 canali, continua a raccontare stronzate su tutti, su qualsiasi cosa. C'ha da dire di qualsiasi cosa. Cioè, la vita di questa persona è. Non prendere in giro perché non è neanche una presa in giro, è dire stronzate senza senso contro un'altra persona o più di una. Quindi pensate che vita repressa questa persona, è come se io dedicassi, facessi dei video che non sono neanche dei video perché prendo il telefono e lo punto contro un pezzo di carta o il monitor, non è un video, è perché non sono capace neanche di registrare. Quindi io dedico la mia vita, il mio tempo, in questo caso il suo, cioè se io mi immedesimo in questa persona, chiamiamola persona. Quindi io dedico del tempo per fare questo. Voi pensate che cavolo di vita fa questa persona? Quindi io non farò né nomi né nulla, non mi interessa perché non bisogna dargli visibilità, a parte che non ne ha, perché ormai è anni che cerca di farlo. Però vi ringrazio perché mi avete scritto in tanti, però vi chiedo gentilmente di non girarmeli perché magari quella giornata lì mi è andata abbastanza bene, sono più rilassato del solito, vedo questo e mi girano le madonne, ok? Quindi vi ringrazio di cuore a tutti comunque. Ricevo sempre dei messaggi molto carini e anche queste persone che mi hanno scritto sono molto carine, no? Perché mi hanno detto un sacco, una sporta, ma non serve perché non mi arrabbio io, cioè non mi arrabbio neanche con. Mi hanno segnalato che ci sono dei canali Instagram, mi sembra, o TikTok, non so perché non ce l'ho, che utilizzano dei video miei, però cioè, io non ho tempo di mettermi dietro a questa gente, non ce l'ho tempo. Quindi non ho tempo di mettermi dietro a queste persone, scrivere, ma no, è il mio. Fate quello che volete. Tanto alla fine gira il mio video. Quindi alla fine non esiste la buona pubblicità o la cattiva pubblicità, esiste solo la pubblicità. E questo glielo voglio dire a tutte le persone. Quindi parlate, parlate, basta che se ne parli. Poi ripeto, fisicamente non posso prendere più lavoro, quindi possono dire quello che vogliono, ecco nel video, possono far girare quello che vogliono. Non mi arrabbio perché mettono i miei video. È una cosa che io non farei, ma ci sono tante cose che non farei, che fanno gli altri. Però, oh, se questi sono contenti così, monetizzano. Partita la stampante da sola. Monetizzano così. Finché dura l'avventura, va bene. Battete il ferro finché è caldo, perché mi sa che fra un po' si raffredda. Quindi a tutta questa gente qua che andrà a zappare, forse, ma neanche quello, perché ci sono dei problemi anche a fare quello. Ora, partiamo a bomba con le nostre mail, ragazzi. Ah, una cosa. Allora, in settimana c'è un video molto carino di un recupero con una bella intervista a questo ragazzo. Molto bello, non vi dico nient'altro. Giovedì invece facciamo una diretta. Non ho un tema della diretta, ve lo dico apertamente. Lo faccio giovedì perché io il lunedì e il mercoledì sono a Krav Maga, quindi anche la sera non ci sono. E la faccio a Grumello del Monte, quindi a Bergamo. Quindi io parto la sera e faccio quello. Vabbè, comunque. Era solo per dirvi che non posso farlo di lunedì e mercoledì. La facciamo, quindi la farò di giovedì. Giovedì ci sarà la diretta, quindi magari la chiamiamo giovedì live. Ok. E non ho un tema particolare perché ho talmente tante mail non lette delle puntate domenicali che ne tiro fuori qualcuna, perché se no, purtroppo, come ho spiegato anche l'altra volta, vanno. Ci sono troppe mail interessanti che vanno a carte 48 e mi dispiace per le persone che l'hanno scritta. Quindi cercheremo di tirar fuori delle mail in cui ci può essere un po' di dibattito
per parlarne insieme. E la settimana prossima, invece, la stiamo registrando questa settimana, udite, udite, puntata sulle revisioni auto. Quindi non fatta parlando del nulla, ma fatta in un centro di un mio carissimo amico che ci spiegherà esattamente che cosa cambierà, come adesso fisicamente, insomma, parleremo con, sicuramente con un tecnico. Quindi vi ho fatto due spoiler. Ricordatevi giovedì la diretta, ok? Quindi se avete comunque qualcosa da scrivere in cui volete parlarne, voi scrivetemelo. Se riesco, tiro in ballo anche qualche argomento oltre a quello che mi avete già scritto nel corso del tempo. Comunque, andiamo perché siamo già tardi, io chiacchiero e vado. Marco da Cuneo. Buongiorno. No, ho sbagliato. Questa di Marco da Cuneo devo leggerla dopo. Cioè, la leggo, ce l'ho scritta però. Allora, il titolo della mail è per i talebani dell'automotive. Ciao Gabriele, mi chiamo Daniele e ti scrivo dall'Australia, paese in cui mi sono trasferito ormai da 6 anni. Vorrei parlarti di questo paese, del mondo delle auto diverso dal nostro italiano, ma mi riservo di scriverti un'altra volta. Oggi invece vorrei esprimere la mia osservazione sul mondo moderno, delle grandi ostilità che vedo sia online che di persona verso le nuove tecnologie a disposizione del mondo automotive. Premetto che guido un vecchio Discovery a gasolio, quindi tanto analogico quanto rustico, però bisogna vedere di che anno è. Però in famiglia, in Italia, mio padre si è dato al nuovo e da un paio di anni ha rimpiazzato la vecchia Auris 1.4 turbo diesel con una Yaris ibrida. Questa osservazione non tiene conto del piacere di guida, dell'originalità del design, dello stile, eccetera, eccetera, tipica delle auto 80 e 90, ma di alcuni fattori puramente tecnici. L'Auris che avevamo in famiglia mi ha accompagnato per ben 13 anni e con 250.000 km. È stata un'ottima automobile, spaziosa e affidabile con quasi zero problemi, ma la nuova Yaris è un'altra storia. Il sistema ibrido mi ha fatto immediatamente notare quanto nella guida in città, dove mio padre usa l'auto per il 90%, l'auto sprechi carburante in moltissimi momenti, come in decelerazione, fermi al semaforo o in coda. L'idea dell'ibrido è pazzesca perché quando freni tutta l'energia che andrebbe persa viene recuperata per essere utilizzata. L'auto in questione viaggia sui 3,8 litri per 100 km con questo sistema. Lo trovo grandioso, ma non solo per il portafogli, ma per l'idea ingegneristica dietro a questo sistema che evita sprechi in momenti come quelli elencati poche righe su. Oltretutto, vivendo lontano, sono felice che mio padre di 73 anni abbia un'auto semplicissima da guidare e con tutti i sistemi di frenata di emergenza, anticollisioni e controlli vari. Insomma, mi fa dormire un pochino meglio. Quindi, perché un'auto di 20 anni o con tecnologie simili dovrebbe essere meglio di una moderna per uno come mio padre e tantissimi altri? Di recente ho fatto un viaggio in Indonesia, dove nel traffico delle città ho ritrovato degli odori di quando ero bimbo. Gasolio, marmitte scatalizzate e tanti fumi, a parte l'emozione iniziale di tali richiami al passato, ho trovato insopportabile in lungo periodo continuare a stare per strada. Lo smog è pericoloso e non fa di certo bene. Questi odori li ritrovo sempre meno nelle città e ne sono contento. Lo so, l'inquinamento mondiale è provocato in minima parte dalle auto, ma penso che bisogna affrontare i problemi a 360 gradi. E questo significa che anche le auto debbano entrare nella lista di soluzioni da trovare. Certo, abbiamo la sensazione che siamo gli unici a essere toccati. Per questo invito chiunque a dare un minimo contributo su tutti i problemi. Parlare è doveroso e giusto. Non parlarne e chiudersi a un mondo e alle tecnologie che stanno evolvendo non aiuta. È una chiusura talebana. Questo astio per i nuovi sistemi credo esista da sempre. Le vecchie generazioni si sono sempre lamentate delle nuove. Ricordiamocelo. Non corriamo con i commenti. Non serve. Vorrei consigliare un libro da leggere a tutti gli appassionati di motori e di tematiche di innovazioni. Si chiama Lo Zen e l'arte di manutenzionare della motocicletta di Robert M. Piercing. È scritto proprio così, Piercing. È un libro con qualche annetto, ma è quello che mi ha aiutato più di molti nella mia crescita di uomo e persona. Un simpatico saluto, una carezza detta, un abbraccio a tutto il tuo staff. Fate un buon lavoro. Daniele dall'Australia. Allora, rispondiamo a Daniele.
Io, ragazzi, per quanto possa essere strano, difficile da crederci, io sono d'accordo con Daniele. Io sono per le automobili nuove. Tant'è vero che io ho detto centinaia, ormai penso migliaia di volte nei miei video, che le macchine storiche vanno usate come tali, cioè poco. Ma adesso lui parla per l'inquinamento. Io il discorso dell'inquinamento, sì, cioè, usandole poco aiuto anch'io questo discorso qua. Ma il mio è più un discorso di sicurezza. Quindi lui ha fatto un discorso. Io sono contento che mio padre usi una macchina nuova con l'aiuto frenante. E io sono d'accordissimo con lui. Allora, su questo discorso sono perfettamente d'accordo, perché bisogna distinguere le auto in due macro categorie. Uno, le macchine che ti fanno guadagnare, per modo di dire, perché le macchine ti fanno tutte perdere. Questa è una macchina che deve portare dal punto A al punto B una persona. Ed è, in questo caso deve essere una macchina nuova, per forza di cose. Sicurezza, inquinamento, consumi, affidabilità, tutto. La macchina deve essere nuova, punto, chiuso. Se poi uno mi dice, però cavolo, io quando guido questa macchina mi sembra di guidare una lavatrice con il volante, io gli dico, va bene, gli affianchi una seconda auto, quella che ti pare, quella che più ti aggrada, più di una se ne hai le possibilità, divertente, quei chilometri sono fatti in maniera diversa, ma con un altro scopo. Quindi lo scopo che ha il papà di Daniele è giustissimo, tra le altre cose a me la Yaris Hybrid piace tantissimo. Io... quindi in base in risposta alla sicurezza, all'inquinamento e il resto, mi sento di appoggiarlo al 100%. Io purtroppo, e lì ci sono rimasto scottato, io adoro le Toyota ibride come macchina da utilizzo, quindi come macchina nuova, solo che io non potrei prenderla. Io se dovessi prendere una macchina nuova, magari con il noleggio, con l'azienda, anche se io non faccio chilometri, quindi non ce l'ho, preferirei prendere una macchina del tutto elettrica. Lo so che diventeranno diventerà la gente questa cosa qua, perché io ho avuto in mano 3-4 giorni di un mio cliente che gli abbiamo fatto dei lavori a una Auris Station Wagon ibrida recente, mi ha fatto dei lavori, mi ha fatto il tagliando i freni davanti e dietro, poi lui non poteva venire a prendere, mi ha detto Gabri usala tranquillamente, io ho fatto 3 commissioni, quindi ho fatto 3 bei viaggetti. Una volta sono andato nel centro dove portiamo a revisionare alcune pompe dei freni particolari, insomma ho fatto circa 80 km quel giorno lì. E poi sono andato a 2 lezioni di Krav Maga, che le faccio, come dicevo prima, a Grumello del Monte. Quindi da me sono 51 km andare e 51 tornare, sia il lunedì che il mercoledì. Ma io il sistema ibrido non l'ho usato, ragazzi. Per me quella macchina lì è un 1.800 benzina. Cioè l'ho usato da qui, forse, fino ad andare a prendere l'autostrada. Ma in autostrada non esiste. Quindi infatti lui ha detto... Mio papà si trova bene perché la usa per il 90% delle volte. Io in città la macchina non la uso. Non abito in città, detesto la città, quindi mi sono dovuto ricredere, perché purtroppo per me andrebbe bene un bel TDI, ecco, per intenderci, per fare questa strada che io faccio. Solo che purtroppo non posso usare neanche il TDI perché a me tocca sempre utilizzare le macchine dei clienti per i vari lavori e cose del genere, quindi devo usare le macchine degli altri. Però in questo caso sarebbe più utile allora una macchina, per me, parlo di Gabriele, completamente elettrica, se devo avere una macchina nuova, non inquinante, il resto, gli attacco la mia spina di notte, so i chilometri che faccio, so il tragitto, corna di corna che non succede niente, però sono talmente brevi che voglio dire è difficile che possa avere dei problemi. Quindi nel mio caso quella macchina lì non andrebbe bene. Io l'ho provata l'Auris e vi dico che... vedevo la lancetta della benzina e faceva così, ma perché comunque a 130 all'ora, 140 all'ora di tachimetro, la macchina è un 1.800 benzina. Se tu usi un Passat TDI, consuma la metà in autostrada rispetto a quella macchina lì. Quindi, lui giustamente, lo ripeto, ha detto che suo padre la usa soprattutto in città, io no, quindi le macchine, ognuno dirà la sua. Poi che lui, il discorso che lui è andato in Indonesia, io non sono mai andato, grazie a Dio, però posso immaginare, perché si vede dai video quello che lui dice, quindi l'inquinamento che c'è in quelle città lì è allucinante. Poi qui diventiamo scemi e ci impediscono di circolare con macchine che in realtà non fanno quello che tu vedi. Quindi diciamo che per uno Stato, diciamo, o dei comuni, chiamali come ti pare, che ammazza il cittadino, dall'altra parte c'è uno che fa il cazzo che vuole. Quindi qua siamo così... Dall'altra parte invece, basta che vada in moto. Quindi è quello. Mettetevi nei panni delle persone
che in realtà non possono cambiare le macchine? E rispondo a lui e naturalmente a Daniele, ma magari hanno delle macchine che non sono nuove, ma sono validissime, che non sono sicuramente le macchine che tu hai visto là. È sbagliato anche quello. Quindi secondo me è un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Però la tua osservazione sul fatto dell'automobile nuova e della sicurezza mi trovi assolutissimamente d'accordo al 100%. Io, mia mamma non guida, mio papà non ce l'ho più, ma pensare ai miei genitori, se mia mamma avesse guidato, alla patente ma non guida, in giro con la macchina, la vorrei in giro con una macchina nuova, probabilmente ibrida, non lo so, però sicuramente punterei alla sua sicurezza, assolutamente, quindi sono d'accordo al 100%. Ora Marco da Cuneo, la mail di prima. Riflessioni per la domenica relativamente al discorso manutenzioni auto nuove da eseguire presso rete ufficiale. Questo lo leggo perché c'è, secondo me, un piccolo malinteso, però è giusto parlarne. Marco da Cuneo. Buongiorno Gabriele, ti seguo dagli albori delle tue vecchie collaborazioni e tralascio i miliardi di complimenti. No, tranquillo, bravissimo. Non parlo da addetto ai lavori, ma tra le cose, gestendo il parco auto della ditta per cui lavoro da 15 anni, tra vari noleggi e auto di proprietà, penso di poter dire la mia sull'argomento in oggetto. Ti ho mandato mail in passato che purtroppo non hai letto riguardo a varie disgrazie, episodi, non riesco a leggerle tutte. Ciò che secondo me non hai spiegato con precisione e può creare confusione e incertezza tra gli utenti è il fatto che esistano, per semplificare, tre tipi di officine differenti. La prima, quelle della rete ufficiali, che conosciamo tutti. La seconda, quelle di cui, senza offesa, ma io non mi offendo perché non me ne frega niente, fai parte anche tu, cioè officina classica generica. Mentre la terza è composta da officine generiche, ma dotate delle abilitazioni per eseguire le manutenzioni ordinarie in garanzia riconosciute da casa madre. Questo non implica il fatto che queste ultime possano conoscere la criticità o le varietà di tutti i modelli in tutto e per tutto, ma sicuramente fanno continui corsi di aggiornamento, sono dotate di apparecchiature sofisticate che permettono loro di eseguire tutte le manutenzioni ordinarie in garanzia, come già detto appunto. Parlo di manutenzione ordinaria perché quella straordinaria si intenderebbe a carico di casa madre e pertanto qui sta la serietà dell'officina, consigliare di recarsi presso la rete ufficiale per far controllare l'eventuale problema e non spillare soldi inutili al povero malcapitato. Dopo parliamo di quello che ha scritto, finiamo la mail. Nella maggior parte dei casi in cui mi sono trovato a riscontrare dei problemi in garanzia su vetture che non avevano eseguito la prima manutenzione presso la rete ufficiale, ma bensì presso le officine del terzo tipo abilitate, casa madre non ha contestato il fatto, in alcuni casi nemmeno chiedendo le fatture, poiché tutto registrato sui portali online. Per me hai fatto un po' di confusione, adesso ti spiego il perché. In un caso in cui c'era da sostituire un serbatoio e tubazioni per perdita carburante e una giulietta di conoscenti, dopo il primo tagliando, il proprietario si è sentito rispondere da officina ufficiale che la casa madre non rispondeva a seguito del tagliando non eseguito presso la propria rete. Ma la PEC inviata da parte dell'autofficina abilitata, esecutrice del tagliando, è stato risposto che trovandosi a fine luglio, il ricambio non sarebbe arrivato prima delle ferie e il cliente non voleva attendere. Recatosi presso altra officina ufficiale, il ricambio è stato sostituito senza problemi. Diversamente mi sono trovato un paio di volte a portare auto con manutenzioni eseguite in officina ufficiale, con problemi elettronici tipo retrocamera non funzionanti in alcuni momenti eccetera, e non ho ricevuto i trattamenti che meritavo, in alcuni casi non facendo nulla, tentennando senza risolvere i problemi fino a quando le garanzie scadevano. Le officine ufficiali costano davvero tanto e rapportando i medesimi preventivi, perché papali, da piano di manutenzione tra quelle ufficiali e quelle abilitate con pezzi rigorosamente originali, si calcola la differenza di circa il 25% in favore di queste ultime, almeno che non ci sia in quel momento qualche campagna promozionale in corso, pubblicizzata dal marchio. Nelle officine generiche come la tua, sicuramente si spenderebbe ancora meno, non è detto. Quindi in tal caso ci sarebbe un abisso tra quanto si pagherebbe in un'officina ufficiale e quanto dai generici.
ci tenevo a sottolineare questo aspetto perché non a tutti sono chiare le varie tipologie di officine che si possono incontrare e molto spesso, sommariamente, si confrontano solo i preventivi e soprattutto con il mio scritto volevo spezzare una lancia a favore delle officine abilitate di cui, se non ricordo male, tu non hai mai fatto menzione, ma per me sono un ottimo compromesso. Un grazie per tutto quello che fai, un saluto a tutto il tuo staff e un coccolone a Delta forever. Allora Marco, c'è un po' di confusione. Ora, premetto che non voglio che questo, quindi io risponderò a Marco perché è giusto, lui mi ha scritto. Non voglio che questo diventi una polemica, quindi Marco rimarrà della sua idea, io rimarrò della mia, ma il punto di base è che a me personalmente non me ne frega niente, perché io è una cosa che non voglio fare, quindi non lo faccio e non lo voglio fare. Quindi fondamentalmente, non lo so, sarebbe come spiegarmi la cucina vegana. Tanto non la mangio la cucina vegana, quindi io ti posso dire sì, va bene, è così, si devono preoccupare quelli che brucano l'erba nel prato, non io. Quindi vi ringrazio, ringrazio Marco, cercherò di rispondergli, di argomentare, poi lui dirà la sua, io dirò la mia, naturalmente, no? Allora, c'è un po' di confusione, allora volevo rispondere all'inizio. Allora, innanzitutto mi dispiace offenderti, ma non ci sono tre tipi di officine, ce ne sono due. Allora, forse tu intendi le officine abilitate, quindi officine generiche, ma anche col marchio, abilitate per fare i tagliandi in garanzia alle auto a noleggio, tipo Arval, Lisplan, tutta quella roba lì. Io, quando ero a Sesto, mio papà ci teneva a fare questa cosa con la mentalità di una volta. Io sono sempre che non facevo le macchine d'epoca, attenzione. Ci sono sempre stato ben lontano da questa cosa, perché lì lavori a massa, cioè prendi tutto, pur di stringere i bulloni e fare sempre le solite cose tutto il giorno. Ecco, una cosa che io non ho mai voluto fare. Quindi, probabilmente ti riferisci a quello. Sono macchine non di proprietà, ma sono macchine a noleggio. Quindi ci sono delle officine convenzionate e quando sono in garanzia le auto, devono usare i ricambi originali. Poi io ti dico che molte volte non li usano, oppure quelli più onesti, te lo dico perché li ho visti fare, quelli più onesti ti mettono i ricambi del ricambista, quelli più onesti non ti cambiano neanche i filtri. Chiusa la parentesi. Ma comunque va bene lo stesso. Quindi, secondo me, tu ti riferivi a quello. Se invece non ti riferivi a quello, quindi vuol dire che la tua azienda ha 15 auto, mi sembra di aver letto, scusami, lavori da 15 anni, tra i vari noleggi, e auto di proprietà, quindi vuol dire che le auto di proprietà, quindi intestate a Gasi Automobili, gli tagliandi li possono fare chiunque con la legge che c'è. L'importante è che se le macchine sono in garanzia si utilizzino i ricambi originali. Quindi non esistono delle officine abilitate per fare questo. Chiunque può farlo. Devi mettere nella fattura che fai tu il codice ricambio, descrizione, quindi numero del filtro dell'olio originale Volkswagen 1AU1426, la descrizione e il prezzo. Mano d'opera, quello che devi fare, il tipo di olio, le specifiche, quindi quello è un tagliando, come se fosse un tagliando ufficiale. Tu mi hai detto che hai avuto dei riscontri positivi con i tagliandi ufficiali, con i tagliandi non ufficiali, ma fatti in questo modo, ma io ci credo. Io non t'ho detto che, io non ho detto l'altra volta che qualsiasi intervento fatto da un'officina generica quando c'è un problema in garanzia non vada bene. Io non l'ho detto questa cosa, assolutamente. Se l'ho detta mi chiedo scusa, ma non l'ho detta. Tu stesso hai menzionato che quel discorso della Giulietta, parlando con due concessionarie diverse, perché la macchina aveva un problema in garanzia, il tagliando non era stato fatto in concessionaria, ma era stato fatto da un'officina abilitata, che ripeto, non è abilitata, ma comunque ha fatto una fattura giusta, uno ti ha risposto picche, l'altro ti ha risposto ok. Quindi dipende chi trovi dall'altra parte. Ma nella vita è sempre così. Come non hai trovato i rompicoglioni che ti hanno chiesto la fattura perché avevano già nello storico delle aziende l'elenco degli interventi fatti, ma se trovi la concessionaria, che è un intervento particolare e già non lo vuole fare, e non sei andato da loro per fare un tagliando in garanzia, secondo me ti trovi un problema. E poi ricordiamoci, ragazzi, una cosa molto importante. Bisogna vedere di che auto parliamo, perché stiamo parlando di una Giulietta o magari di una Volkswagen, secondo me non è un problema. Ce ne sono tante di officine autorizzate, officine concessionarie,
Ma secondo me sulle auto particolari, faccio un esempio, mi viene in mente Maserati, io non lo farei mai un intervento, perché l'unica concessionaria Maserati che c'è, officina che lo conosco benissimo, che è un pezzo di pane, ma se questo va lì con un tagliando fatto da un altro, utilizzato a roba originale, magari non l'ha comprata neanche da lui, va lì e c'ha qualcosa in garanzia, questo qua risponde, guarda, o lo risponde che non c'ha tempo o che non può farla. Quindi, avendo la rete di assistenza molto più ridotta, e già ne hai uno che non vuole farlo, magari ti tocca fare 100 km per portare la macchina. Quindi io rimango della mia idea, e infatti molti mi hanno detto che ho ragione nei commenti, di portare la macchina in casa madre. Poi tu mi hai scritto che c'è un risparmio del 25%, di almeno il 25%. Me lo auguro, ma il 25% è una stronzata per uno che ha appena comprato una macchina nuova e magari ha un Mercedes o un Audi. Cioè, quanto vuoi spendergli sto benedetto tagliando? 500 euro? Dall'altra parte cosa ne hai spesi? 400, 350? Cioè, per un'azienda grossa, secondo me non deve guardare queste cose qua. Per me, poi magari mi sbaglierò, ragazzi. Diciamo che c'è un vantaggio molto più grande, secondo me, più che il risparmio, che per alcuni può essere importante, è il servizio. Perché se io vado in un concessionario, soltanto il tempo a lasciare la macchina, l'accettazione, la chiamata, il tempo che mi perdo un sacco di tempo. L'officina invece generica, ripeto, non esistono tre, ma ce ne sono due. L'officina generica è molto più veloce, molto più confidenziale, quindi probabilmente c'è molto più rapporto umano. Poi magari hai bisogno di una gentilezza, te la fanno, la diagnosi piuttosto che, visto che sei un cliente, no? Secondo me conviene sotto questo punto di vista, ma l'officina generica probabilmente conviene. Io ho solo paura, visto che le macchine hanno sempre più elettronica, sempre più marchingegni che rompono i coglioni, vedi la retrocamera non funzionale in alcuni momenti, quindi con la luna calante, con la temperatura costante. Infatti anche questi ti hanno detto subito, la concessionaria ti ha detto subito, la tirata lunga fino a che la garanzia non scade, perché secondo me non la risolvono neanche dopo, perché iniziano a cambiare pezzi a rando. Quindi spero di averti risposto. Però il tuo pensiero è condivisibile. Io ci mancherebbe, sei una persona si è sempre trovata bene, non ha avuto problemi con le garanzie dalla concessionaria in cui va. Continuate a fare così, ragazzi, ci mancherebbe. Io mi baso su 10 casi, ne sento 7, come dico io. Quindi il mio consiglio è di non farlo. Ma se nella tua realtà hai le tue officine di cui ti servi e sei contentissimo, e va bene. Hai le concessionarie che hanno accettato gli interventi in garanzia quando è servito e va bene, è chiaro che il tuo commento può essere solo che positivo di questa cosa, ma è giusto che sia così, è naturale, no? Quindi è come uno che fa il fai da te, se si è sempre fatto il tagliando e è sempre andato bene, lui continuerà a farlo, se invece lo fa un altro e si compra il crick, si compra i filtri, la alza su, si slega un ginocchio, fa rotondo il tappo dell'olio, smollando il tappo, sporca il box di olio, questi tagliandi non se li farà mai. Quindi, se tu gli parli a questo qui, lo vede come il fumo negli occhi. Invece, lo parli con il primo esempio, è contentissimo e continuerà a farlo. Quindi, in base a come uno si è trovato, porta la propria esperienza. Ok, Marco? Ti mando comunque un abbraccio e ti ringrazio. Allora, adesso passiamo invece a due mail, due sicuramente, sì. Due mail molto, molto importanti che io voglio trattarla questa cosa. Perché viviamo in un brutto mondo, purtroppo, e andrà sempre peggio. Ora, lui mi ha mandato anche la foto, che comunque è una strada molto semplice, cioè praticamente c'è un vialone, sì, e qua interseca allora, questo vialone prosegue, allora qua ci sono i campi, quindi c'è questo vialone, due corsie di andata e due di ritorno, quindi bello grandicello, interseca un'altra via molto grande, ok? È una T praticamente, ecco, chiamiamola così. Allora, vi leggo la mail solo per spiegarvi com'era fatta. Ciao Gabriele, allora, mail per la sicurezza stradale, questo è il titolo, quindi vi dico anche qual è il sunto della mail. Ciao Gabriele, mi chiamo Simone, ti scrivo da Bologna e ti condivido purtroppo una bruttissima esperienza che ho vissuto in prima persona la mia amorosa, sabato prima di cena, quindi questa è una cosa molto recente perché la mail è del 29.01, quindi penso sia sabato scorso. Non menziono tutti i complimenti che il tuo staff. Ti ho allegato una foto dell'incrocio incriminato per ambientare un po' la situazione, ma non ha una rilevanza particolare, come non ha una rilevanza particolare il modello di auto.
Siamo verso le 20:30 di sabato 27 gennaio, ok, 2024, e la mia morosa si sta dirigendo verso casa mia per cenare assieme. Ha appena imboccato via Due Madonne, procedendo verso il deposito degli autobus della medesima via. Cioè, via Due Madonne. So che non c'è da ridere. Però se passavo io diventavano almeno 5. Ma almeno, probabilmente erano in compagnia anche di altri uomini coi capelli lunghi e i buchi nelle mani, ma comunque va bene. Allora, in procinto dell'incrocio tra vie Due Madonne e via Abramo Lincoln, non c'è via Cristo Demonio. Va bene, ok. Scusate. È bello della diretta, so che mi viene da ridere. Dove sei? Sono in via Cristo. Va bene. In procinto dell'incrocio tra via Due Madonne e via Abramo Lincoln inizia a rallentare, in quanto il semaforo è diventato rosso e si arresta in coda a due auto. Nell'attesa che il semaforo diventi verde, sento un rumore provenire dalla fiancata destra della macchina, ma guardando la fiancata e lo specchietto non vede nulla e torna a guardare davanti a sé. Pochi attimi dopo, lo sportello anteriore lato passeggero si apre e un uomo, tra virgolette, col viso coperto dal cappuccio di una felpa, compare, ben attento a non alzare troppo lo sguardo per non farsi vedere in volto. Lei rimane spiazzata perché descrive i movimenti di quest'uomo come se fosse un amico che tenta di salire in auto. Fortunatamente lui si rende subito conto di essere stato notato e nel mentre il semaforo diventa verde. Per questo si blocca e decide di non salire in auto. Nota sul sedile del passeggero il suo zainetto e se ne impossessa, dandosi la gambe nel parco adiacente all'incrocio, quindi ruba. Per fortuna nello zaino non c'era nulla di valore, ma lei, appena arrivata da me, in preda a un forte spavento, ha iniziato a piangere e a tremare. Puoi immaginare il mio leggero scazzo quando mi ha raccontato l'accaduto, dato che il nostro amatissimo sindaco ha introdotto questa bellissima cosa della città a 30 km orari a Bologna, dedicando 6 pattuglie al controllo dei limiti con la scusa della sicurezza. Dopo questo racconto, gli investimenti per la sicurezza dovrebbero essere ben altri. In questa mail non voglio scatenare polemiche sulla città a 30. Qualora fossi interessato sull'argomento, ti scriverò un'altra mail riguardo a questa pagliacciata. Ma far accrescere l'attenzione degli utenti più deboli per fargli correre meno rischi. Spero che dopo questo racconto tutti controllino che le portiere della macchina siano chiuse, siccome ormai il limite al peggio è solo l'immaginazione. Prestiamo tutti più attenzione per salvaguardare la nostra pellaccia e un saluto a tutti, Simone. Le mail si commenta da solo, ragazzi, viviamo in un mondo che è sempre peggio. Io vi consiglio, so che è brutto da dire, o un bastone o una 38 sotto il sedile e fate qualcosa come corso di difesa perché andremo sempre peggio, sempre peggio. Naturalmente questa persona ha, parlo della persona incappucciata, ha pesato. Penso che sia andato così. Ha pesato chi aveva dall'altra parte, quindi ha visto una ragazza da sola in auto di sera. Io mi domando, avrà visto, spero che dietro questa ragazza non ci sia stata un'altra auto, perché se c'era un'altra auto e non è intervenuto, una cosa pazzesca. Però avrà pesato la situazione, ha detto questo che è in macchina da sola. Io non credo che volesse salire in auto, penso che volesse rubare qualcosa, quindi ha aperto la portiera, ha visto lo zaino e l'ha portato via. Quindi credo che sia stato per quello, non penso che voleva salire in auto, anche perché salire in auto, minacciarla, dopo veramente diventerebbe rapina. E anche questi sanno benissimo che vengono accusati di qualcosa di molto più grave. Anche perché se sono armati diventa anche di un coltello o anche di una pistola giocattolo, che poi naturalmente non si può sapere. Chiaramente hanno visto la ragazza da sola. Io vi chiedo, ragazze, che chiaramente questo appello qui è alle donne, perché gli uomini, a meno che non ci sono situazioni strane, noi riusciamo sempre a difenderci. A parte che se trovi la donna giusta ti atterra. Ma perlomeno io al corso ne ho 5 o 6 che fanno paura. Cioè, ti legnano da paura. Benissimo. Però se ne trovano 2 di uomini, magari uno gli mette la mano davanti alla bocca, io invito 2 cose. Come ha detto lui, chiudere la macchina e quant'altro. Evitate magari le zone, sono sempre le solite frasi fatte, però io invito una cosa molto più importante. Tutte le persone che vedono qualcosa, chiaramente dovete vedere qualcosa, a non essere omertosi, perché la prossima volta, è brutto da dire, potrebbe capitare a voi. Quindi
È vero che magari qua uno di dietro poteva, che magari è sopraggiunto dopo, può anche non capire, magari ha visto uno chiudere lo sportello e scappare via con lo zaino. Sì, non è che ti metti a correre lì dietro, perché magari lui era già dentro nella boscaglia, infatti c'è il video, c'è la foto della boscaglia. Però quante volte vediamo dei video postati in televisione di gente che viene malmenata, ragazze, persone anziane e gente che passa per strada e non interviene. Io ne vedo una marea. Questa non è una cosa così grave, ma è comunque importante. Io sono convinto che se tutti noi, quando siamo sicuri che serve un intervento di qualcuno perché si aspetti le forze dell'ordine, cioè, sì, in questo caso se era la polizia qualcosa avrebbe fatto, però voglio dire, alle 8:30 di sera, non so se c'erano i vigili o quant'altro, però il discorso dei 30 all'ora di Bologna, io vedete che non l'ho neanche trattato, perché è meglio che non parlo, quindi non, lascio stare, si commenta da solo, è assurdo, quindi non lo voglio trattare. È chiaro che mettono i vigili nelle cose più semplici da fare, cioè a fare questo, perché trattare con questi delinquentelli è già, che non è difficile, ma è già molto più complicato che fermare quello che va a 45. Quello che posso consigliare io, ragazzi, è che dobbiamo essere tutti noi, quindi il popolo italiano, perché gli altri non li conosco, magari ce l'hanno anche gli altri sto problema qua, Il popolo italiano è purtroppo molto menefreghista e non siamo uniti per niente. Quindi l'unione fa la forza, sempre. Cerchiamo di aiutare il prossimo quando si può. Mail della domenica, aggressioni stradali, la mia esperienza. Ne ho scelte due. Allora, ci sarebbe da fare una puntata di 8 ore. Però dopo magari vi rovino la domenica. Ciao Gabriele, ti scrivo in merito alla puntata della domenica della scorsa settimana dove si parlava dei pazzi per strada per raccontarti la mia brutta ma lieto fine esperienza. È ottobre 2019, con mia moglie e mia figlia di 3 anni, siamo sulla Torino-Savona, in direzione di Albenga, sulla nostra auto di famiglia, una Giulietta quadrifoglio verde TCT del 2015, che ancora oggi è con me, con 56.000 km mai pasticciata e con tutte le fatture da manutenzione che insegni. Hai un bel cannone, tra le altre cose, una bellissima macchina. Comunque, il tempo è grigio, non c'è traffico, nonostante sia un sabato pomeriggio. Nonostante su quella strada abbia fatto in gioventù cose indicibili, oggi prescritte, scendo tranquillo, cruise control settato al limite che dopo ceva è spesso 90 km all'ora, per la tortuosità del tratto. A un certo punto vedo nello specchietto che arriva a cannone quello che si rivelerà una GLE coupé, bianco. Lo ricordo nitidamente, non so neanche che cavolo di macchina sia. Sono tranquillo, sono a destra, vado giusto. Mi raggiunge l'altezza di una curva e avviene il fattaccio. Lui inchioda a una velocità ben al di sotto del limite. Io tengo il cruise a 90, quelle curve le fai pure con i furgoni carichi di nano di gesso. Questa è bella. Figurati con una macchina in ordine. Risultato, senza volere, lo supero a destra. Pensavo se ne andasse al rettilineo successivo. Invece è impazzito. Mi si affianca, inizia a suonare, abbassa il finestrino. Con la coda dell'occhio vedo un cinquantenne alla guida, con accanto una gentil signorina molto più giovane. Lui, paonazzo, mi urla la qualunque. Io resto impassibile, non voglio raccogliere nessuna provocazione. Perché poi? Io ti rispondo perché lui doveva farsi vedere macio con quella che aveva accanto, no? Poi li chiudi in uno sgabuzzino da soli, vedi che dopo non sbraita più. A quel punto lui inizia a stringermi sul guardrail. Mi si mette davanti e inchioda di botto per farmi tamponare, più volte. Purtroppo non ci sono altre auto, non ci sono svincoli a breve o autogrill. Io ho moglie e figlia. Se mi fermo, Dio solo sa questo cosa combina. Allora decido di scappare. Conosco la strada, conosco la macchina. Inizio a cartellare veramente serio. Tempo 3 curve lo perdo. Così per un po' e poi mi rimetto tranquillo, pensando che così avrò avuto tempo di sbollire. E invece no. Mi ha inseguito al suo ritmo e appena mi raggiunge tenta di nuovo di speronarmi. Questa volta riusciamo a prendere bene la targa e a chiamare il 112, ma ahimè non possono fare molto. Per fortuna a un certo punto raggiungiamo 2 tir. Io mi infilo in mezzo come scudo e riesco a farmi scortare fino allo svincolo di Savona, dove perdo le tracce del pazzo. Ancora a distanza di anni non mi capacito di come un presunto sgarbo così piccolo abbia generato una reazione così feroce. Sicuramente non era nel suo o pensava di dimostrare chissà che, ma volevo portare la mia testimonianza dove a volte con questi soggetti riesci a trovarti in pericolo sempre,
anche se tenti di ignorarli. Un abbraccio a te, allo staff e a Delta. È verissimo, ragazzi. Per quello bisogna stare attenti. Il mondo è pieno di squilibrati. Di squilibrati e di esaltati. Perché questa stessa persona, io avrei voluto vederlo, perché chiaramente non posso giudicarlo perché non ho visto la scena. Ma vi posso dire che, ripeto, io avrei questo aneddoto, ma non posso raccontarlo, perché non è ancora in prescrizione. Però vi garantisco che questo è successa una cosa molto, molto simile. E questo gli sono... Io l'ho visto del colore del foglio di carta dopo. Ma ve lo giuro, solo che non lo posso raccontare. Dovete aspettare ancora qualche anno. Oppure, quando verrete a trovarmi, ve lo racconto in separata sede. Sta di fatto che i discorsi sono due. E tu hai perfettamente ragione. Allora, non bisogna raccogliere le provocazioni, ed è vero. È sempre meglio non litigare, ed è verissimo, però non si può neanche sempre passare per pirla e permettere a questa gente di fare quello che vuole. Perché questa persona, parlo di quello del Mercedes, al prossimo giro, finché non trova quello del formaggio, come si dice magari dalle mie parti o anche in Veneto, questo continuerà a farlo, una cosa del genere, ed è un pericolo sulla strada. Chiaramente non era la situazione per farlo, perché tu eri in macchina con tua moglie e la tua bambina, e quindi hai fatto benissimo. Ma io sono sicuro che se questa persona, al posto che essere in macchina con tua moglie e tua figlia, fossi stato con altri due amici, questa persona non avrebbe fatto la stessa cosa. Sono sicuro al 100%. Oppure se magari c'erano delle cause di forza maggiore che gli avrebbero fatto venire un po' di strizza. Purtroppo, se no, bisogna sempre andare in giro a litigare e diventa veramente una cosa proprio brutta. Però ci sono in giro testimonianze come questa che sono un problema. Ma voi pensate se per caso questo ragazzo qua magari non era su con moglie e figlia. Questo gli si frena davanti e lo tampona. Ma lì, come scende dalla macchina... Per fare la cosa amichevole, se tu della Giulietta, non sei più cattivo e lo colpisci per primo, lì finisce male. Finisce troppo male lì. Bisogna essere sempre pronti, purtroppo. E viviamo in un mondo che andrà sempre peggio. Ho portato due testimonianze diverse, perché una è un furto, una invece è un esaltato. E purtroppo andare in giro c'è sempre di più questo problema. Quindi magari anche giovedì ne parleremo un po', perché i racconti delle persone, secondo me, le testimonianze delle persone, possono aiutare tutti noi a trarne qualche beneficio. È vero che sembrano cose scontate, però non c'è mai niente di scontato fino a quando non ti capita. Comunque ragazzi, allora, la mail per scrivere è gabriele@gasiautomobili.it. Non scrivete ad altre mail perché cestino le mail. Adesso qualcuno ha risposto, gli altri non rispondo più. Elimino direttamente la mail perché non è possibile. La mail del lavoro è la mail del lavoro. Ok, la mail per scrivere è gabriele@gasiautomobili.it. Basta. Invece se volete dare un'occhiata allo shop www.gasishop.com, sono gli ultimi capi di vestiario. Stiamo rivoluzionando il sito, come avevo detto, con un'importante novità, ma non vi accenno nulla. Vi mando un grandissimo abbraccio, un buon proseguimento di domenica, vi voglio bene, grazie per i bellissimi messaggi che mi mandate. Le mail della domenica, la puntata della domenica non si concluderà, anche se oggettivamente è giusto dirlo, è un grande impegno per il sottoscritto. Quindi però è una cosa che mi piace. Vi mando un abbraccione, vi auguro ogni bene e... sempre allerta, ragazzi. Basta. Buona vita. Ciao.